Ciao a tutti ragazzi e bentornati nel forse penultimo o terzultimo episodio della Entropy. Nello scorso episodio abbiamo reperito due lane, anche se non ho registrato e ho fatto il video di scuse. Infatti lo scorso episodio è proprio quel video di scuse lì, per cui ho perso il file della registrazione, avevo solo quello dell'audio e non potevo chiaramente caricare un cazzo, e ho fatto il video dove mi scusavo e dove avevo preso la lana marrone e verde. Tra l'altro qui c'è una cosa, non avevo scoperto. Due enderpearl efficiency 2. Beh, direi che non è male. Ok, no, nel senso, io in realtà volevo fare un'altra cosa, sperando che non ci siano più ghast. Voglio arrivare in cima. In cima. Il ri in cima. Dov'è la cima esatta? Prima lanciamoci lassù. Che non so dove cazzo sia! Mamma mia! Questa palla di diamante perché non l'avevo presa? Forse non avevo visto questa chest quando ho preso la wool. E devo andare in teoria di qua. Non mi ricordo da dove sono passato perché non avevo le torce. Eccoci arrivati, ragazzi. Eccoci arrivati nel punto dove è la lana rossa. Rossa. Come faccio a sapere che è qua? Vi chiederete. E beh, l'ho scoperto tramite internet. Ed è esattamente. Qua, se vi ricordate, c'è il dungeon della lana marrone, cioè non il dungeon, c'è la lana marrone e di qua ci dovrebbe essere una scala. Dove ci porta questa scala? Io ho interrotto il video, diciamo da dove l'ho visto che si doveva andare qua. L'ho interrotto qua, quindi non so cosa c'è dopo a questa cosa, ma so che ci teletrasporta da qualche parte. The Citadel, non ci te. Antechamber, a glimpse behind the veil. Veil non so cosa sia in inglese. L'errore è stato non portarsi il cibo. Per fortuna abbiamo i panini, perché se no, veramente io bestemmiavo. Spero di trovarli anche qua. Il fatto che non ci siano mob per ora mi rassicura leggermente, ma tra poco mi sa che invece ci avremo a che fare. Questi enchanting table non ho idea. In realtà non la posso nemmeno usare perché effettivamente c'è. Ci vuole i lapislazzuli che non c'ho. Quindi posso usarlo, mio Dio. No, no, questo è un pericolo grosso anche. Questo è un pericolo molto molto grosso. Mi sa che devo rushare. Ho questo sentimento, presentimento, che devo rushare. Non so però se è giusto o no. Finiamoci un momento a uccidere questa gente. Mi ha droppato del ferro sto scheletro. Che bello quando devi trovare le altre strade. Mannaggia la miseria. Non so dove devo andare. Lasciamo. Cioè anche gli stivali sono. Saliamo, saliamo, saliamo. Ok. Non so se sto andando ora alla parte giusta, eh. Non lo so questo. Spero di sì, però. Di qua si può salire in qualche modo. In realtà non penso. C'è un pillager che mi dà noia. Rompi coglioni di merda. Ok. Scendi, 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 scendi. Oh mio Dio. No, questo è un pericolo. Questa è una cosa bruttissima. Blocchiamo. Buona. Questa è buona. Fermi tutti. Quest'ossidiana non so se mi serve. No, prendiamoci l'ascia di riserva.
c'era niente. No, non ci credo. Scappa. Donna mia. Calmo, chiuditi. Chiuditi. Non è possibile questa cosa, ok? Non so ufficialmente dove andare, ragazzi. Penso di aver esplorato ormai tutto. Cioè, non c'è rimasto assolutamente niente. Cerco qualcosa. Cerco off camera più che altro. Ecco, volevo piazzare il blocco per non subire danno, ma tanto l'ho subito lo stesso. Qua in mezzo, aiuto! Che cazzo è lo scheletro di merda? Mi è riuscito a frecciare nonostante era morto. Ma serio? Sharpness 2 e Mending dovrebbe far più danno della mia spada. Ma perché comunque non fa un cazzo di danno? No, dov'è il cosino? Stronzo. Finché mi lancia la slowness. Sono tutti qua sopra, allora. Per forza. Non c'è altra spiegazione logica. Basta spawnare, da dove cazzo spawni? Dio. Vabbè. Padri, ciao. Ci si becca. No, di là. Sì, vabbè, ma che cazzo? Ma stai scherzando? E poi come hanno fatto a spawnare lo sanno solo loro, che da qua non lo attivo nemmeno lo spawner, però va bene. No, rascia, 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 rascia. Dove cazzo rascia e non c'è niente? Di qua? Non lo so. Donna mia. Veloce. Vaffanculo, no, non è la strada giusta. È possibile che una torre ci sarà una serra, non avrebbe senso. Volevi stronza. Ma c'era un creeper? Oh no. Laggiù c'è una lana? Forse? Non lo so, non l'ho visto bene. Sì, è la lana rossa quella. Bummalo. Bummalo. Sì, ma tranquillo. Che cazzo è che mi sta facendo? Ma puttana di merda. Come ti permetti? Intanto sono immune al veleno. Non mi fa un cazzo. La mia cosa che mi fa, che mi dà problemi è l'altro. Cioè, quindi pensa un po'. Sono immune al veleno. Perché l'unica cosa che mi dà problemi è l'arming. E la slowness un po'. No,
Salta. Scendi. Fai qualcosa. Sono arrivati? Ma madonna, quanto cazzo ho tagliato, non lo so. Oh mio dio. Vai, 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 vai. No. Ok. Carbone. Lana rossa. Lana fottutamente rossa. Chi cazzo è che mi sta colpendo? Ah, sono le cose che mi guardano. No, perché veramente io ne ho abbastanza. E adesso usciamo di là. Credo, dato che c'è un ponte, che ci sia il posto della lana nera rascia. Grazie. Mangiami la loro. Dovrei essere a posto. Only an entropic flame may guide you further. Ma che cazzo? Una fiamma entropica. Che non so che cosa sia. Che cazzo devo fare? Mi serve un oggetto? No, dai. Cazzo devo avere? Madonna, dai, non mi dire che devo tornare indietro. Ok, ragazzi. Ho capito. Cioè, più che altro sono andato a guardare che cosa dobbiamo fare. In realtà è molto semplice, solo che non so come faccio a non esserci arrivato, tra virgolette. No, in realtà non era facile da capire, e se non tutti lo fanno come me, per esempio io non lo faccio, o almeno in questi GTM Open World, GTM Linear, sì, però quella è un'altra storia. Di piazzare tutte le lane man mano che si prendono. E cosa intendo? Intendo che la lana blu, la lana marrone, la lana verde e la lana rossa, guardate un po' che cosa sbloccano, ragazzi. La Entropic Flame, che è nata all'interno dell'Apogee, che posso prendere. Key Allows. Sì, ma stai calmo. Non voglio che tu me ne droppi 6. Ok? Non le voglio. Ne basta una. Leggiamo. Chiave. Ti consente di entrare più in profondità nell'abisso dopo insomma la sua apertura. Cumbersome, non so che cosa cazzo voglia dire. Quindi la fiamma è squisita, nata dalle più fredde polveri, ricorda cose da eoni infinitamente distanti, e finalmente l'hai riportata a casa, insomma. Quindi niente, ragazzi, adesso ci, più che altro, taglio e ci vediamo al punto dove vedete, ci abbiamo le fiammelle intorno. Ci vediamo al punto dove bisogna sbloccare questa cosa. Ok, ragazzi, ci siamo. Vediamo cosa succede. At last, what's left? Wow. Dove siamo? C'è un bastone. At last, every great journey comes to the end. Gedgot, the citadel, and the world around them have crumbled. Simulation Protocol 3 Entropy. Thank you for playing. Come thank you for playing? Stai scherzando? Credits, vabbè. Stai scherzando? È finita così? La lana nera non esiste? No, la lana nera non esiste? No. Volevo la lana nera. Allora questo era l'ultimo episodio. Siamo seri? Io che nella intro ho detto, ragazzi, questo è il terz'ultimo episodio, perché in teoria in un episodio finiamo questo, negli altri due episodi finiremo i prossimi. E invece. Ma la vera domanda è: questi altri pali che cazzo mi dicano? Non mi dicono niente. Ragazzi, io direi che possiamo tranquillamente andare in creative, ma non c'è più niente da esplorare, è finito qui.
E quindi ragazzi, io direi che per questo video, per questa serie CTM è tutto. Da una parte finalmente, perché comunque le CTM Open World non mi piacciono e volevo provare questa mappa perché credevo fosse una roba strafiga, però non pensavo fosse, cioè non è che non pensavo fosse per, non pensavo fosse così Open World. Pensavo fosse tipo una mappa alla Wayward Wonders dove devi andare in giro a cercare cose, ma non è che vieni teletrasportato da una cosa all'altra, poi se manchi una cosa devi tornare indietro. Cioè, non pensavo fosse così, diciamo. E niente, ragazzi, dal prossimo episodio della CTM ricominceremo, tra virgolette, la Paradise of Monsters, o meglio, mi spiego cosa farò. Dato che la CTM della Paradise of Monsters, intanto cambio scena. Metto lo schermo. La CTM della Paradise of Monsters. Se andiamo a vedere nel mio canale, l'abbiamo interrotta esattamente. Dov'è che è? Paradise of Monsters, eccola qua. L'abbiamo interrotta esattamente all'episodio 9. E non mi ricordo dove, però in teoria. Eravamo esattamente al dungeon. Non mi C'è uno smeraldo, ho ricordo. visto bene? Ho visto bene, c'è uno smeraldo. Sì. Oh sì. Ok. Sì. Sì, cazzo. No, volevo. Ah, era il monumento questo. Era il monumento, ma quante lane avevo preso? Sai che non lo so. Ah no, questa è la chest. Beh, niente. E non lo so quante lane avevo preso. Quante la lana che ho preso nell'ultimo. Qual è? Forse la lana rosa? Forse la lana rosa? Non mi ricordo se era la lana rosa. Qui che dice? Lana verde toccata e fuga. No, allora probabilmente Caso sì era. d'Italia, signori, perché abbiamo già preso tutto, o meglio. Ok, la lana rosa, perfetto. Quindi rincominceremo dalla lana rosa. Riprenderò le lane. Mi rifarò più o meno l'inventario. Oppure no, niente, la ricominceremo da capo, ragazzi. Fate finta che non abbia detto niente. Comunque, ciao a tutti!